Questa mattina in giunta è stato approvato il calendario pescatorio per il 2022. Dal prossimo 27 marzo si potrà iniziare a pescare nei nostri fiumi e molte delle specifiche le rinvio alla delibera che pubblicheremo nelle prossime ore. Intanto volevo dare la notizia in modo che si tranquillizzi il mondo della pesca, che in queste ore è stata una lunga attività e anche di confronto con le associazioni, con le associazioni ambientaliste, con quelle che rappresentano i pescatori sportivi. Certamente rimangono molte cose da modificare, noi intanto stiamo attivando un tavolo stabile con il Ministero e con l'ISPRA per poter fare anche le semine e soprattutto in questa fase occorre stare tutti dalla stessa parte, cercare di non giocare alla politica e di fare in modo che ci sia da parte dei pescatori un atteggiamento di chi sa e comprende la fatica che in questo momento le regioni stanno facendo per autorizzare le semine e la pesca sportiva in un quadro normativo che cambia continuamente. Devo ringraziare FIPSAS perché c'è stata una grande collaborazione in queste ore, così come tutte le altre associazioni che ancora questa mattina nella consulta hanno dato un contributo modificando alcuni tratti, scegliendo insieme delle modifiche. Certamente avremmo voluto fare un calendario migliore, avremmo potuto anche farlo in un quadro normativo diverso, ma il quadro che oggi abbiamo è questo e con questo dobbiamo fare i conti. Nelle prossime settimane siamo già d'accordo che si avvierà una modifica e molto probabilmente ci sarà un altro calendario ulteriore con delle opportunità in più anche per quanto riguarda le gare sportive. Intanto, dalla prossima settimana si potrà iniziare a pescare.